Un saluto e bentrovati alla Voce delle Istituzioni, ospite in studio quest'oggi Giovanna Losso, la presidente dell'Hans Club di Belluno, che saluto e ringrazio per la presenza. Grazie a voi per l'invito. Allora, parliamo allora subito un po' del Lions Club International, come insomma globalità. Ci può fare un po' di storia di questo sodalizio, quando nasce, che territori coinvolge? È un'associazione di stampo mondiale? Sì, Lions Club International è la più grande organizzazione umanitaria del mondo, perché ha più di 1.400.000 soci. È nata in America, negli Stati Uniti, nel 1917, quindi ha superato i 100 anni, ed è diffusa in più di 200 paesi. E l'anima dell'associazione sono i club, che sono appunto formati da soci volontari che prestano la loro opera, il loro tempo e anche un po' del loro denaro per i bisogni della comunità. Il nostro club è nato nel 1958 e quindi svolge a livello locale il supporto per le comunità, mentre la nostra associazione, che è la fondazione del Lions Club International, ha un raggio d'azione più vasto e per gli eventi più, diciamo, più catastrofici, e perché raccoglie le risorse di tutti i club del mondo. Noi come club siamo veramente molti. Quante persone, infatti, anticipavano la mia domanda? 87 siamo. Ovviamente i gruppi di lavoro per queste attività sono molto più ristretti e abbiamo una serie veramente lunga, anche troppo da raccontare, di service, come li chiamiamo noi, che sono, ripeto, un supporto per le comunità locali. Ultimamente c'è stata la pandemia, c'è stata questa iattura che ha colpito, diciamo, il mondo, anche l'Italia, anche Belluno. Ha avuto una ripercussione sulle vostre attività, sugli vostri incontri? Sì, i nostri incontri si sono praticamente bloccati. Abbiamo cercato, però ci trovavamo come tutti in videoconferenza. Non è stato proprio, come per tutti noi, una bella esperienza. Però i nostri servizi sono andati avanti, abbiamo preso contatto con l'ULS, perché ha preso piede la medicina a distanza, e quindi abbiamo concordato con l'ULS, che ha dei tempi un po' burocratici, però di fornire le telecamere che servivano per queste visite a distanza. Abbiamo continuato comunque la vendita del nostro libro sul diabete, che è reperibile nelle librerie e che è un aiuto per la prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari, con una sana vita, soprattutto di alimentazione. E poi abbiamo appunto fatto un altro service, che è stato come un aiuto a famiglie in difficoltà per la pandemia o anche prima della pandemia, quali sono stati pagati dei servizi, dei beni di necessità, insomma, sì. Prima di passare un po' alle vostre altre attività, diciamo, degli ultimi tempi, le chiedo questa particolarità della presidenza. C'è un ciclo, no? La presidenza dura, sì, un certo periodo. Lei da quanto è in carica? Io sono in carica da giugno, perché da noi nel nostro club, nel Club International, l'incarico viene assunto, l'elezione avviene in giugno, e da settembre c'è l'annata, diciamo, lionistica, che finisce in giugno. Ci sono attività anche estive, per la verità, però le aperture sono in settembre. Quindi lei sarà in carica fino a giugno prossimo? Fino a giugno, esatto, fino a giugno, e anche facciamo qualche iniziativa estiva fino a settembre. E poi c'è anche una cerimonia particolare, sì, no? Sì, sì. Di incoronazione. Per certo, è un rito, c'è un po' di rituale nella nostra associazione, che risale proprio al secolo scorso, e noi lo chiamiamo lo scambio del martello. Perché le nostre riunioni, quelle conviviali, dove c'è sia la conferenza che poi la cena, le conferenze su temi di interesse ovviamente, cominciano con una battuta del martello su una campana, che fa un bel rintocco.
Quindi lo scambio del martello è un rituale per cui i due presidenti, ognuno al suo, si suona insieme e poi uno rimane presidente e l'altro è uscente, che lo chiamiamo past president. Avete rapporti, diciamo, con le altre associazioni italiane o anche quelle che riguardano i territori esteri? Allora, per i territori esteri no, non abbiamo contatti. Ci sono dei gemellaggi tra i club, ma sono così un po' spot. Invece, cosa mi sono perso un attimo? No, se avete per caso, come dire, una rete, sì, di, allora, contatti. Allora, nell'ambito dei nostri service collaboriamo anche con altri enti benefici, diciamo, no? Per esempio la comunità di Landris, come dicevo prima, facciamo raccolta fondi. È stato bello l'anno scorso perché con i fondi raccolti siamo riusciti a far impiantare un meleto per questa associazione, che andremo a inaugurare tra breve. Poi, per esempio, per l'associazione delle donne operate al seno, insieme agli amici della bicicletta, tutte associazioni, organizziamo una pedalata, il cui provento anche qua è a favore di questa associazione. E appunto sono sempre raccolte a fondi dove ci sono delle attività con un margine di guadagno che va in beneficenza. Invece con gli altri club del Lions? Sì, lavoriamo ovviamente a livello di zona, no? La nostra zona, il Dolcadore Dolomiti, Belluno Ost, il Feltre Castello di Alboino e il Fiera di Primiero. E questa è l'iniziativa appunto più importante, più importante di quest'anno, che pensiamo di portare avanti molto. È un'iniziativa che è volta, la chiamiamo parità di genere, cioè il rinforzo del ruolo femminile nella società, quindi come professione, come politica, che chiaramente è molto minoritario. E questo lo facciamo di zona e è mirato alle ragazze della quarta, quinta superiore, medie superiori, proprio per c'è una formatrice che metterà in luce a queste ragazze, che sono già state scelte nelle varie scuole, sia le difficoltà prevedibili e sicure che incontreranno, sia far comprendere le capacità, che non sono assolutamente minori di quelle dei ragazzi, dei maschi. Per quanto riguarda gli altri service, ha portato così un elenco, leggo farmacia solidale, case, sì, di riposo. Ci vuole parlare un po' di queste attività? Sì, allora, per la farmacia solidale noi procuriamo, questa farmacia solidale è un'associazione che dà supporto alle famiglie bisognose, sia quanto medicinali soprattutto, ma anche prodotti dell'igiene, tutti quelli che più o meno si trovano anche come parafarmacia, e noi appunto procuriamo alcuni beni di necessità. Per quanto riguarda l'attività con le case di riposo? Con le case di riposo un po' è la stessa metodologia, nel senso che le case di riposo richiedono dei beni. Per esempio quest'anno hanno chiesto delle mantelline calde per portare fuori i loro assistiti, i loro ricoverati, e noi procuriamo quello che ci chiedono in pratica, sì. Per quanto riguarda l'attività con le scuole, abbiamo già anticipato quella che riguarda la parità di genere. Avete altre cose in cantiere? Avete fatto altre attività con gli studenti? Sì, con gli studenti facciamo delle lezioni per la prevenzione dei tumori giovanili, che sono attraverso slide con un medico che parla. Poi c'è un'attività che questa è mirata agli insegnanti e da ultimo recentemente anche ai genitori, per come comprendere, interfacciarsi con l'adolescenza, quindi mettersi un po' in buona linea di comunicazione con gli adolescenti. E, per la scuola... Leggo concorso nelle scuole per alcuni progetti. Quest'altra è una novità di quest'anno, che è stata elaborata. L'anno scorso è stato un anno di progettazione ovviamente più intenso del solito. È stata elaborata sempre a livello di zona, intende a premiare la creatività dei ragazzi, cioè devono fare un progetto che sia
tecnico oppure di scrittura, così va oltre tutte le scuole, che vinca insomma questo concorso. E poi c'è la borsa di studio, ovviamente, e se è un prodotto tecnico delle scuole, diciamo, tecniche, si può valutare anche se metterlo in produzione, ecco, oppure se c'è qualche... Quindi di tipo meccanico, intendo? No, di tutti i tipi, può essere perché anche il liceo classico e scientifico, però non so, potrebbe essere un libro particolare, indirizzato, non so, da ragazzo a ragazzo, per dire, per il greco, qualsiasi cosa di che, un'idea. Infatti si chiama Progetto Archimede, proprio come invenzione di un ragazzo. Per quanto riguarda l'età dei vostri membri, adesso abbiamo parlato di giovani, mi viene in mente così una domanda che riguarda l'età dei vostri membri, di coloro che fanno parte del Lions Club. Ci sono dei giovani, ci sarà possibilità di integrare anche giovani, giovanissimi? Allora, l'età, la soglia è 30 anni per l'ingresso nel club, e effettivamente siccome è un club del 1958, l'età media è abbastanza alta, però ci sono anche dei nuovi ingressi. Uno dei nuovi soci ha 38 anni, insomma, quindi è un ragazzo. Mi raccontava prima fuori onda di questa particolarità che avete come Lions, che riguarda l'apertura globale, diciamo, ai membri, senza differenza di sesso, di genere. Sì, questo è... rispetto poi anche magari a altre realtà, allora, storiche. È stato chiuso alle donne, e poi è stato invece ovviamente da qualche decennio anche riaperto alle donne. E stiamo ancora scalando la parità come iscrizioni, però diciamo che miriamo al 50%, saremo penso sul 20-30%, con punte di eccellenza e punte un po' più miserelle, ecco. Però è stata anche quella un'evoluzione un po' lenta dell'associazionismo. Beh, già il fatto che la testa è donna. Sì, ci sono, allora, negli ultimi anni sono state tantissime, forse quasi di più negli ultimi 10 anni, più presidenti donne che uomini. Quindi sì, questo, però ecco, è sempre un passetto dopo l'altro, perché quando sento le percentuali, quante donne diciamo al vertice delle aziende, quante donne al vertice delle cariche politiche, siamo sempre scarsetti. Infine le chiedo, siamo quasi giunti al termine, un suo pensiero così sul futuro del club. Chiaramente lei, la sua carica è temporanea, il club continuerà. Quale potrebbe essere lo sviluppo, non solo a livello così italiano, nazionale, ma anche locale, del Lions Club nei prossimi anni? Io penso che per quanto appunto l'anima sia il club, il singolo club, il futuro richieda un'unione tra club per fare delle attività più importanti insieme, ovviamente a livello territoriale, come dicevo, di zona. E come evoluzione, secondo me, ci portiamo anche sulla difesa dell'ambiente, che è un tema abbastanza nuovo, che non c'era all'epoca della fondazione dell'associazione. E poi anche a livello culturale, quindi sempre anche i bisogni primari, che sono bisogni, diciamo, della società, ma anche a un livello un po' più di prospettiva, cioè evoluzione culturale e anche difesa dell'ambiente. Bene, siamo giunti al termine di questo appuntamento. Io ringrazio Giovanna Losso del Lions Club di Belluno, grazie ancora per la sua presenza. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, arrivederci.